Torino capitale della solidarietà e della fratellanza. Vorrei Torino capitale del lavoro. Torino capitale della cultura e del turismo. Torino deve esserci la capitale della sicurezza. E dare un po' più opportunità ai giovani, un po' più lavoro. Vorrei Torino capitale del commercio. Perché partendo dai più poveri e non lasciando indietro nessuno, si rende meglio la vita di tutti quanti, di tutti i cittadini. Non bisogna essere indifferenti alla povertà, perché è un tema che riguarda tutti i cittadini. Ed è per questo che partendo dai più poveri si aiuta tutta la società. Perché per noi giovani non abbiamo un futuro. Se qualcuno non ci dà un aiuto per trovare lavoro, noi giovani il futuro non ne avremo né proprio zero. Cioè, saremo morti senza lavoro. Perché la cultura serve sempre. In un momento che proprio siamo nel profondo abissale dell'ignoranza e della poca voglia di cultura, perché siamo sulla buona strada, abbiamo una Reggia di Venaria rivalorizzata che porta introiti Torino e Piemonte. In tutte le manifestazioni fatte finora, Torino, vedi il Museo del Cinema, vedi il Museo Egizio, innovazioni, rinnovamenti, hanno portato un non so che a Torino. E beh, viva Torino insomma! Perché sono tanti giovani senza lavoro, c'è bisogno di giovani. Perché qua, in questo posto dove siamo sul secondo mercato della città, il più lungo d'Europa, quello di Corso Racconigi. E il piccolo commercio di vicinato e i mercati ambulanti sono una grande risorsa per la cittadinanza, perché sono un luogo di socializzazione, di attenzione agli anziani, un servizio di prossimità che è molto importante, che fa di Torino un unicum in tutta Europa, perché siamo la città con più mercati di tutta Europa. Quindi dobbiamo valorizzarli, dobbiamo difenderli e dobbiamo tutelarli.